Tutto. We can start? You are ready? Ok. Oh, me la so meritata, eh? Sì. Allora, possiamo cominciare. Buonasera, conferenza stampa dei campioni d'Europa. Inizia la star of the match, Leonardo Bonucci. Vedo subito Rai collegata, diamo la precedenza. Donatella Scarnati, a seguire Francesco Repice. Leonardo, complimenti, veramente è stata una serata incredibile per, anche per noi che seguiamo questo da tanto tempo, tanti europei eccetera, ci avete fatto veramente sognare. Leonardo, prima Chiellini ha detto siamo speciali, in che cosa siete speciali? Siamo stati speciali nel crederci fin dall'inizio quando ci siamo ritrovati, respiravamo qualcosa di diverso nell'aria ed è arrivato. È incredibile come giorno dopo giorno non ci stancavamo mai di stare insieme, di stare uniti. Di solito non vedi l'ora che qualcosa finisca quando è così lungo, invece noi avevamo una voglia matta di stare tutti insieme. Lo abbiamo fatto davvero, incredibile. Francesco Repice, nel frattempo è arrivato anche il mister Mancini, quindi potete fare domande o all'uno o all'altro. Vai Francesco. Allora, se posso farne una a uno e un'altra all'altro, ti ringrazio Paolo, complimenti anche a te. Comunque. Grazie Leo. No, io a te voglio cominciare con te, perché questo era un titolo che ti mancava, perché questo maledetto trionfo europeo ti mancava tanto e chissà quanto te lo saresti meritato. Tu e Giorgio credo che l'avete inseguito, alla fine eccolo lì, è arrivato. Dal 2012 che lo aspettavamo, siamo arrivati ad un passo e poi è stata una rincorsa continua, ma ci abbiamo creduto, come detto, è la forza di chi vuole ottenere qualcosa e di continuare ad essere, di dimostrare di essere ad alti livelli, è quello che non ci ha... che non abbiamo mollato mai, siamo sempre lì sul pezzo a far capire ai più giovani cosa significa la professionalità, cosa significa l'umiltà, cosa significa il lavoro, la dedizione al lavoro. E in questo ci ha dato una grande mano il mister, perché da quando è arrivato ci ha messo nella testa che potevamo fare qualcosa di storico, dovevamo solo crederci. E noi abbiamo battuto su questo, sul credere che potevamo diventare grandi. E l'abbiamo fatto, adesso la Coppa viene a Roma. Ti recuperiamo Francesco, intanto andiamo avanti. Dario Ricci, Sole 24.